casellieri, cose nuove fioriscono già, che nella aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nella dignità. Benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio nel Molise. Ci troviamo a Riccia, siamo di fronte alla casa alloggio per anziani al centro del paese, a fianco alla chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione. Oggi siamo qui per festeggiare i 100 anni della signora Anna, un avvenimento importante per il paese e per la signora Anna, che ha deciso appunto di condividere questo momento importante con gli altri ospiti della casa alloggio per anziani. Allora restate con noi per seguire tutte le interviste. Io sarò con te dovunque andrai. Signora Anna Clemente, qui alla Casa Alloggio a Riccia, a cui innanzitutto vogliamo fare i nostri migliori auguri da tutta la redazione, anzi da tutto Telemolise. Signora Anna, quali sono i valori che le hanno permesso di vivere così a lungo ed arrivare a questo traguardo importante? Signora, ha voluto così. Quali sono invece i valori che ha trasmesso ai suoi studenti, ai suoi alunni dopo 40 anni di insegnamento, e cosa gli alunni hanno lasciato invece in lei? Sarei Clemente di cognome. Allora, siccome mia mamma si chiamava Clementina, mi chiamava la maestra Clementina. Affettuosamente la ricordavano come la maestra Clementina, invece si chiama Anna. Ho dato molto alla scuola, sono stata una maestra un poco severa per i miei alunni, però ho imparato tante cose allora che gli altri non sapevano. Ok, signora Anna, va benissimo, noi le rinnoviamo i nostri auguri per i suoi 100 anni. Con il vice sindaco di Riccia, Francesco Colucci, alla casa alloggio per anziani per festeggiare i 100 anni della signora Anna. Da parte della comunità e dell'amministrazione un omaggio floreale, una targa e poi una lettera. Un affettuoso ricordo come persona ma poi come maestra, perché ricordiamo è stata la maestra per 40 anni di lei ma di molti altri cittadini. Sì, questo è un evento speciale per la città di Riccia. Ho voluto non solo dare un omaggio floreale alla maestra Anna Clemente, e non solo all'amministrazione, l'ha voluto ricordare, testimoniare, rimarcare questo evento straordinario con una targa ricordo. Era nostro dovere, ovviamente. E per me, personalmente, la maestra Clemente è stata una persona speciale, non solo per me ma anche per la mia famiglia, quindi ho voluto stasera testimoniare di persona, essere presente di persona per festeggiare questo evento, ma che non ce ne sono tanti di questi eventi, speriamo di festeggiare in tanti, ma con i tempi che corrono speriamo che noi a Riccia possiamo festeggiarne altri di questi eventi. E volevo semplicemente ricordare questa grandissima persona, perché non solo è stata maestra, ma non solo, ha voluto essere presente e testimoniare anche con dei lavori di ricamo, ha gratificato anche la Chiesa. Quindi una persona veramente a modo speciale,
persona intelligente e che ha condotto una vita serena, tranquilla, ha colloquiato, e mi ricordo da bambino, con i ragazzi, quindi maestra di vita per tutto. E io ho voluto regalarle, ho voluto scrivere di mio pugno una poesia e un ringraziamento, e ho voluto esprimere un augurio per i suoi 100 anni. E voglio aggiungere che l'amministrazione tutta è insieme alla Casa Famiglia hanno voluto testimoniare questa serata che non solo è importante per la città di Riccia, ma anche e soprattutto per chi l'accoglie e per noi amministratori. Quanti ricordi in 100 anni, anche se passano così non te ne accorgi, giorni, mesi, anni volano. Ricordiamo ancora quando a scuola eri insegnante e a tutti insegnavi con passione italiano, storia, geografia e soprattutto l'educazione. E per chi maleducato qualche pizzico gli hai dato. La bacchetta la usavi quando a fare silenzio la classe invitavi. Quante scuole hai girato, quanti alunni hai istruito. In 40 anni di sacrifici ne hai girati gli edifici. Sempre tutta ben vestita, col capello ricciolino e le scarpe col tacchino. A passi lunghi e ben distesi arrivavi pure a gamba tesa. Poi dopo hai insegnato ancora a Riccia e Cerce Maggiore. Ed ancora non abbiamo detto del ricamo ed uncinetto. Siamo quanto con Emiliano Corumano qui alla Casa Alloggio per Anziani di Riccia. Oggi anche noi abbiamo partecipato molto volentieri a questa bellissima festa che avete organizzato per festeggiare i 100 anni della signora Anna Clemente. Casa Alloggio, che ha trovato in fondo qui una nuova famiglia, una famiglia allargata. Sì, la nostra cara signora Anna Clemente, diciamo, è stata una delle ultime ospiti qui nella comunità Alloggio Anziani, ultima ospite, però la prima a festeggiare il suo centenario, diciamo così. È una signora molto pacata, molto tranquilla, che trasmette comunque la sua tranquillità anche agli altri ospiti. È stata comunque una maestra per 40 anni, quindi una persona di una certa cultura, una persona pacata nelle sue cose e molto riservata anche. E abbiamo pensato di farle cosa gradita organizzandole questa festa, naturalmente insieme ai suoi familiari. Abbiamo cercato di organizzare comunque la festa in modo familiare, un po' allargato diciamo, però in modo che lei potesse sentirsi comunque a casa. Abbiamo organizzato una messa a cui abbiamo invitato il nostro caro parroco Padre Mario, e abbiamo pensato di farle una cosa gradita mettendo anche sull'altare una delle sue tele ricamate, perché lei, oltre ad essere una brava insegnante, era anche una bravissima ricamatrice e ha prodotto tantissime tovaglie per la chiesa che ha donato e ha ricamato, e le abbiamo quindi fatto questo regalo. Oltre a questo le abbiamo regalato anche una poesia dedicata appositamente per lei, e poi i familiari hanno gentilmente offerto un buffet, insomma, per coronare tutto questo avvenimento. Tutti i valori che la signora Anna poi ha portato con sé e ha condiviso con gli altri ospiti della comunità dell'alloggio qui a Riccia. Sì, infatti la nostra comunità è, diciamo, una grande famiglia allargata, dove ognuno poi lascia un po' di suo, una testimonianza, la sua vita, i suoi valori, e li condivide insieme agli altri. La nostra struttura noi l'abbiamo intesa proprio come una grande casa dove ognuno potesse proprio sentirsi come a casa sua, quindi non sentirsi come in un ospedale o come in una casa di cura. Quindi alla fine ci si conosce tutti e ci si vuole tutti bene. Come nasce questa comunità alloggio e come si costituisce? Quali sono le attività che si svolgono quotidianamente?
Allora, la nostra comunità alloggio è una comunità molto giovane, infatti noi nasciamo nel settembre del 2011, precisamente l'8 settembre, e nasce perché abbiamo sentito un'esigenza forte nel nostro comune, un'esigenza data dalle innumerevoli persone anziane presenti comunque sul territorio, perché c'era proprio la mancanza di una struttura che potesse accoglierli, che potesse accogliere soprattutto le persone sole, le persone che non erano più in grado di badare a se stesse, le persone che non erano autosufficienti. Quindi, per rispondere a questa necessità, abbiamo deciso di creare questa comunità alloggio, grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione questo bellissimo luogo, che comunque è un pezzo storico della memoria di Riccia, perché qui siamo proprio nel convento del comune di Riccia e ci troviamo proprio sulla piazza che viene definita il convento di Riccia, quindi il fulcro del paese. Siamo in mezzo al popolo di Riccia con il popolo di Riccia, e credo che questa sia una cosa bella, anche non sradicare gli anziani dal proprio paese di origine. E da Riccia termina anche questa puntata di Viaggio in Molise. Siamo stati ospiti della casa alloggio qui al centro del paese per festeggiare i 100 anni della signora Anna. Vi ricordiamo che potete seguire le nostre puntate sul canale 11 di Telemolise e 96 in Abruzzo e al canale 212 Molise Mio. Inoltre tutte le puntate potete rivederle sul nostro sito internet www.telemolise.com. Vi aspettiamo per il prossimo viaggio in Molise.